Ci troviamo nel Parco Nazionale del Cilento e precisamente in agro San Mauro la Bruca e siamo a Fiumicello. Fiumicello, guardate che acqua. Guardate. Incredibile. Non avrete mai nei vostri film un sottofondo. Un sottofondo, dicevo, musicale. Tocchi si vede. Oh, professor Angelo Bruno, come va? Da dove viene? Ciao, dottor, scusate. Vengo da San Mauro. San Mauro è un paese qui vicino. San Mauro? San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca. Ah, San Mauro la Bruca, perché esiste anche un San Mauro Cilento? Altrettanto bello, immagino, ho capito. Ci parli un po' della biodiversità del Cilento, guarda che bello il paradiso qua. Arriva un altro viandante. Siamo nel cuore del parco. Ciao Marco! Buongiorno, buongiorno! Quale buon vento ti porta? Anche tu la stessa malattia mia? Stiamo esplorando questa zona bellissima, bellissima, il trekking nel Cilento. Marco. Ciao. Eccoci qua, finalmente. Ben trovati, benvenuti. È un angolo di paradiso, vero? Finalmente, Agnello ci porterà domani, domani un altro qui. I tuoi computer ci diciamo lasciate 2 chilometri, qui la tecnologia non ci serve, qui ci serve soltanto il verde, il bello, la natura. Qui bisogna respirare, imparare a respirare, rinascere attraverso la respirazione, l'ossigenazione, perché dicevano mens sana in corpore sano. Allora, liberiamo la mente e usiamo solo il corpo. Angelo, descrivi per i nostri amici quest'albero qua, guarda. No, che... Marco, qui bisogna parlare meno possibile, gustarsi quello che c'è intorno, guarda. Ma questo è un monumento, Ani. Guarda, questo è un untano ricoperto da una pianta parassita, l'edera. La sta avvolgendo, ancora è vivo perché l'edera non è arrivata nell'alto della chioma, poi arriverà un momento in cui lo coprirà e ne impedirà la vegetazione. E quindi morirà l'albero? E morirà l'albero, sì. Che peccato. No, è il ciclo della vita, perché quest'albero seccherà, cadrà per terra, marcirà e permetterà la vita ancora. Ho capito. Non ci avevo pensato a questa storia, è incredibile. Cioè in pratica, quando l'edera arriva proprio sulla chioma non potrà più respirare, non avrà più la possibilità di sopravvivere. Ok, e questo qua? Devo dire che il nostro angelo... Questa è una fece comunissima nel nostro parco. Qui assume una caratteristica particolare, una vegetazione particolare, perché ha trovato il suo habitat naturale. Qui c'è molto humus, c'è molta umidità, molta ombra, perché questa non è una pianta che predilige molto il sole. E quindi raggiunge delle proporzioni addirittura... Molto gigantesca. Punta l'obiettivo su quei tracci, sono delle liane, che sarà la gioia di qualsiasi avventuriero che vorrebbe provare a fare il Tarzan, decisivo, guarda, e qui ce n'è una proprio per terra, ci ha caduto. Vedi, ecco perché sono qua. Cerco queste cose, altrove non le troviamo. Una cosa forse ce le facevano vedere per televisione, e c'è Malalicia Colò e tutta un'altra cosa. No, quella non è la realtà l'abbiamo. Ecco qua. Invitiamo la Lice. A fare i suoi grandi viaggi sui grandi safari. Noi li facciamo nel nostro piccolo, sono della stessa. A proposito, Marco, ci parli del tuo progetto, la Patagonia del Cilento, com'è questa storia? Non ho capito. Allora, qui abbiamo la possibilità di fare del Cilento la piccola Patagonia. Noi sappiamo che la Patagonia è una terra selvaggia che in qualche modo ha sempre attirato visitatori che cercano l'estremo. Noi facciamo la stessa cosa qui nel Cilento, perché il Cilento è in realtà una piccola Patagonia. Le strade sono tortuose e pericolose, in realtà per chi ama l'avventura, senza andare lontano, ci sono questi posti qua, ci sono i boschi attorno a San Mauro la Bruca da visitare, c'è il mare di Palinuro con le grotte bellissime da vedere. Per curiosità, io sai, quanto dista da qua secondo te Palinuro? 6 chilometri e 700 metri. Quindi noi siamo una montagna e a 6 chilometri c'è il mare. Esatto. Non ci posso credere. Mari e monti, direbbe chi fa il... Ma Marco sembra che possa dire... Vieni qua, ti faccio vedere... l'intelligenza cilentana dove arriva. Che hanno fatto? Un modo semplice e rudimentale di catturare l'acqua a monte e portarla a valle. Un tubo di raccolta... Semplice, rudimentale. L'acqua fresca raggiunge l'agriturismo a valle per i servizi. E questa è acqua pura, si può anche bere, sì, vero? Sì, ma adesso no, perché forse probabilmente siamo subito dopo le piogge, quindi ci sarà un po' di residuo che galleggia, cioè, però fra qualche tempo, quando perderà la sua forza, l'acqua sarà limpidissima e serata. Qui invece c'è questo vaso di raccolta che permette, per il principio dei vasi comunicanti, permette di accumulare quell'energia, quella pressione necessaria per avere la spinta e poi se ne va giù. La valle. Capisco.
un sistema semplicissimo.